Visto l'articolo 530 del codice di procedura penale, solo della razza tasca, Angelo Del Dotto, Alfredo Terroni, dai reati loro ascritti in rubrica per non avere commesso il fatto, visto l'articolo 444, comma 3 CCP, indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Assolti per non aver commesso il fatto. Il processo a Ravenna per la morte di Pierpaolo Minguzzi si è concluso con l'assoluzione dei tre imputati, Orazio Tasca, Angelo Del Dotto e Alfredo Terroni. Pierpaolo Minguzzi fu rapito e ucciso nel 1987 mentre era carabiniere di leva a Bosco Mesola nel Ferrarese. Fu sequestrato per chiedere alla famiglia un riscatto da 300 milioni di lire. Fu strangolato e il suo corpo, legato ad una pesante grata, fu gettato nel Po di Volano. Secondo la Corte di Assise di Ravenna, però, al termine di un anno di processo, gli autori del sequestro e dell'omicidio non furono i tre imputati sui quali si erano focalizzate le indagini coordinate dalla Procura di Ravenna. Due ex carabinieri in servizio ad Alfonsine, Tasca e Del Dotto, e l'idraulico del paese, Terroni. Per tutti e tre, il pubblico ministero Marilu Gattelli aveva chiesto l'ergastolo. La tesi dell'accusa era che i tre fossero estorsori seriali. I tre, infatti, furono ritenuti responsabili di un altro tentato sequestro ai danni di un'altra famiglia. 300 milioni, richiesta poi dimezzata, ma la banda fu intercettata dai carabinieri in quello stesso 1987. Nello scontro a fuoco morì il carabiniere Sebastiano Vetrano, 23 anni, prossimo a diventare padre. Per quella vicenda i tre furono tutti condannati ad oltre 20 anni. Alla fine del 2017 la procura riaprì quindi le indagini sull'omicidio Minguzzi. Fu definito un cold case tipico della serialità televisiva. I sospetti si focalizzarono su Tasca, Del Dotto e Terroni, oggi però assolti